Io sto registrando, caro Dino. Ciao a tutti, ciao Samaratiamo. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, che giorno è oggi? Noi cominciamo con le domande. Vigilia di Ferragosto. Ecco, sono capace di intendere e volere. Francesca Labonia. Buongiorno. Ciao. Vincitrice. No. 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 Seconda, no. No. Terza. No. Come è possibile? Eliminata dalle soverataria, però sì. La nostra candidata preferita, lo possiamo dire. No? Noi abbiamo parteggiato. Parteggiavamo per Francesca, infatti non ha vinto. Infatti non ha vinto. Ma solitamente quelli che portiamo noi non vincono mai. Però per un periodo è stata testa a testa con Dario Condò. Sì, sì. Infatti sì. Dai, lui è il sindaco maschio e il sindaco femmina. Vedi. Questa cosa. Cominciamo con le intese trasversali. Programma politico di Francesca Labonini. Non ho vinto, quindi non c'è. Vabbè, comunque vogliamo capire com'è nata questa tua. Chi ti ha spinto? Ma i tuoi amici? Sì, sicuramente. Non so chi mi ha proposto, anzi invito a farsi avanti se vedrà questo video. Magari è un corteggiatore. Va bene, insieme a Francesca. Magari non prende lo scranno a Palazzo di Città, ma Marito Utova. Una cosa arrangiamo. Sì. Leggiamo i titoli dei giornali, poi insomma ci sono tante cose in questa settimana, sta finendo l'estate. No, ma parliamo di una cosa, ma c'è l'addetto stampa del comune. Ah, buongiorno! Ciao Dario! Buongiorno, ciao Dario, in bocca al lupo per il tuo nuovo incarico. Ma a te ti hanno chiamato Mose per chiederti? No, a me no. Fortunatamente no. Ma dici c'è tanta gente di Soverato che ha rinunciato. Non lo so, queste sono parole che mi hanno riferito. No, forse il presidente Corradino. Presidente, no, io non ho i titoli. Tu non sei giornalista. Non posso. Francesca, a te ti hanno chiamato? No, non nessuno. Neanche a te. Vabbè, comunque c'è l'addetto stampa del comune di Soverato. Ecco, cioè, abbiamo già scritto, finalmente si comunica. Finalmente si comunica perché ieri ci ha mandato il primo comunicato sulla riapertura del giardino botanico Santicelli, quindi in bocca al lupo anche a Dario, un in bocca al lupo. Ho visto che l'inverno il giardino Santicelli lo aprono dalle 16 alle 17, sì, proprio. Cioè, quando è buio, no? O dalle 16.10 alle 17.15, no. Quell'oretta, però. Cioè, una roba tranquilla, nel senso, non lasciamolo aperto troppo che si rovina. Perché... Messaggio biblioteca al pubblicitario: sabato c'è la presentazione del libro di Leopoldo Visconti. Queste sono le mazzette di Corradini. Queste sono le mazzette che ti hanno promesso. Altro Soveratans che sta facendo successo con questo libro. Si parla di 'ndrangheta, si parla dei carabinieri che combattono la 'ndrangheta, quindi delle forze di polizia. Quindi leggetelo, compratelo. Sì, meglio, compratelo è meglio. Leggiamo a noi. E partiamo dall'ora della Calabria. Era ora la Calabria. L'ora della Calabria. 7 ore non, Calabria. Non cambiamo ma più sei i titoli. Tu che sei affezionato a questo giornale. Calabria Now. No. Allora, partiamo dalla... Si ritorna sui bancomat clonati, spuntano i primi dettagli della truffa. Ma noi l'hanno preso. È live. L'hanno preso. La notizia proprio veloce. E adesso restituirà i soldi a tutti. Preziosa la collaborazione del direttore dell'istituto di credito. Ma ci potrebbero essere anche altri risvolti. Sto riprendendo il dito di Mosella in onore a Olga Pugliese. C'è la conferenza stampa, poi sentiremo cosa diranno in conferenza stampa. Ok, Badolato, attacco frontale dei democratici al sindaco Parretta, ne abbiamo parlato pure noi, il movimento Badolato Bene Comune. L'estate di Badolato è caldissimo. Vai. Facciamo leggere qualche titolo a Francesca. Passiamo al quotidiano della Calabria. Dai Francesca, col dito shopping... senza dito. Col dito. Piace lo shopping di notte. Questo è Rivivi Soverato, sì. Tutta la settimana tranne Ferragosto negozi aperti fino a mezzanotte. Perché tranne Ferragosto? E Ferragosto si riposa, mangia una pastagina. No, come la sera della Madonna Mare, posso dire questo, sera della Madonna Mare il corso era pienissimo e nessuno era aperto. Solo i ristoratori. Corradini, perdisti 7 voti. Ecco qua. Aspetta che li recupero. Volevo salutare i pescatori perché non l'avevo ancora fatto nelle ultime volte. Un saluto ai pescatori di Soverato. Bravo Corradini. Allora, tante iniziative messe in campo dall'associazione Rivivi Soverato. Cosa positiva, no? Bella cosa. Rifiuti. La città è stata ripulita dai rifiuti, vero. Il comune ha liquidato la fattura. Ha pagato pure la fattura il mese di giugno alla società che gestisce il servizio. Io non che sono fattura? D'accordo con questa cosa. Io con questa. Su 78 questa cosa... euro. No, giorni fa strade invase da cartoni e cassonetti pieni. Chi si sa, sono. Ah, è sempre, capisci? Ciao Amalia. Forse si riferiva soprattutto alla. Non è che il alla giornata scorso. Del venerdì. Che magari... è il giornale di quest'anno. No. Che era tutto pieno. Magari. No, quest'anno. Magari la giornata del venerdì è un po' più problematica.
problematiche con il mercatino. Comunque posso dire che su questa cosa dei rifiuti io sono con i 5 Stelle, che secondo me la ditta non va pagata perché non sta adempiendo. Sì, non sta, ma sicuramente il capitolato non è rispettato. Io sono con i 5 Stelle su questa cosa. Siamo con i 5 Vuoi Stelle. Vuoi dire qualcosa, Francesco? Vai, facciamo anche una notizia di sport, vediamo con lo sport. No, quando mai? Vai. Tutti in corsa insieme per la Strabadolato. Oggi al via la gara dalle 15 alle 18. Madonna, tre ore corrono. A saperlo. E quasi quasi facciamo una cappatina. Il quotidiano, andiamo con la Gazzetta del Sud, anche qui si parla. Vengo io, Corradini, non ti preoccupare. È la truffa al bancomat. Tenente Gammone in primo piano, truffa al bancomat, la svolta è vicina, questo è il pezzo di Sabrina Moroso. Arrivano altre denunce di clienti, acquisti effettuati anche negli Stati Uniti. Beh, una volta che aveva tutti i codici. È facile, perché, no? Poi vogliono sindacare dove spende i suoi soldi. No, fanno un poveraccio il ragazzo. E andiamo giù a Montepone, vite da raccontare, aperitivo culturale al Lido Marina Blu. C'è il presidente di Confindustria, mi pare, Daniele Rossi. Esattamente. Daniele Rossi. A Borgia, insospettabile, 77enne in manette coltivava 34 piante di marijuana, ma adesso non si può coltivare niente sui balconi, la gente si arrabbia. No, no, questo ce l'aveva proprio in un terreno. Ah, 34 in effetti, 34 sul balcone era difficile. Sì. Qui si parla di Soverato, vediamo, torniamo a Soverato, vai Pien. La storia di un popolo in un souvenir, il peperoncino invade tutto, il mondo marino si trasforma in calamite da frigo. Viaggio nei negozi di Soverato dove tutto diventa un ricordo da portare pezzo a casa. Pezzo turistico-commerciale di Maria. Turistico-commerciale. Poi qua si torna su Badolato, perché mai dimettersi una volta riconosciuta la propria innocenza, e qui... Ancora Parrette? L'opposizione che si rivolge al sindaco Parrette, e poi qui Corrado. Ah, e qui una cosa, una notizia fresca. Tra musica e divertimento si può fare prevenzione. Ospiti d'onore della serata Lilt, il bravo Fabio Maggisano e il simpatico Franco Neri. Quindi serata del... Salutiamo Antonella Rubino. 8 agosto. Salutiamo Antonella Rubino. La tua maglietta ce l'ha Pietro. Giardino Botanico. Salutiamo anche Edoardo Corazzaniti, che adesso è protagonista di Notti Brave, però poi ci ha promesso che prima o poi verrà alla rassegna stampa. Scusate, ho diritto alla maglietta. Questo è il presidente. Ecco, io lo so, quando le cose... sì, c'è. Ci stiamo attrezzando per... Messaggio di servizio. Chi vuole la maglietta parla col presidente. Vai Francesco, l'ultimo. Le bellezze naturali del giardino botanico sono di nuovo fruibili. Da quando? Da oggi. Con i vari orari, impara nel pomeriggio, bambini che non pagano. Si paga un euro di ingresso, i bambini 17, invece non pagano. 19:30. Ma chi viene da fuori paga l'euro del giardino più la tassa di soggiorno? Non lo so se c'è una. O paga anche la tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno negli alberghi, lasciamo gli alberghi. Ah, ok. E il 21 vi faremo vedere il nostro incontro anche con la commissaria. Nel senso che si incontra con tutti, quindi si incontrerà quindi pure ci con voi. Anche noi. Ma cioè, non mi caga neanche di striscio. C'è anche l'articolo polemico. Polemico. Ma perché i turisti dovrebbero venire a Soverato? Gianni Pitingolo scrive: prezzi alti, servizi davvero insufficienti, spazzature e viabilità costantemente in tilt. Questo è Gianni Pitingolo, che è uno dei decani della stampa soveratese. Sì, che è forse trasferito, perché è pure lui dall'anno scorso. E si chiede perché i turisti dovrebbero venire a Soverato. Approfondiremo anche questo articolo e sicuramente ci sarà una risposta, come è stata ieri, dei commercianti che risponderanno perché. Però la sindrome Tafazzi di Soverato continua. Sempre. Facciamoci del male. Sì, va bene. Abbiamo detto che siamo al Miramare. Il lido più bello di Soverato, diciamolo. Bellissimo, lido avete ragione, in questo caso sono in conflitto di interessi. No, voglio dire che non mi hanno neanche offerto un caffè. Aspetta, questo viene dopo, perché se no ti veniva l'acidità, capisci? Non puoi bere prima il caffè. Allora, niente maglietta, niente caffè, niente cappuccino. Però ti regaliamo Corradini per un giorno. Te lo puoi portare a casa, te lo metti. Me la sto facendo pagare Corradini. Perché? In questo momento, perché te lo dico adesso, in questo momento di vuoto politico al Soverato, visto il tuo successo nelle soveratarie, cosa consigli anche agli altri candidati di proporsi o no? Ma sì, chi proporrai anche tu, no? Perché noi vogliamo saperlo. Ma ci sarà la lista soveratarie. Ci saranno lei, Dario Condò. Ragazzi, noi abbiamo forse creato qualcosa. La lista chi perde, creiamo. Si perdiamo sempre. Va bene. Partecipare. Ringraziamo Francesca per essere stata con noi, per la sua simpatia, per gli articoli che ci manderà, perché sappiamo che è una buona penna. E quindi aspettiamo. Ma ci vogliono i sottotitoli. Va bene, Francesca, io zoomo su di te, che ci saluti i nostri utenti. Chiudiamo. E chiudi. Vai. Ciao. Buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto. Ciao a tutti. Ciao.